Parliamo ora di assistenza ai disabili nelle scuole. Mancano le risorse ed è sempre più preoccupante la lentezza da parte della Regione nello stanziamento di queste risorse. Così l'amministratore della provincia, Pietrino Fois, chiede aiuto e delinea la situazione. A proposito di assistenza ai disabili nelle scuole, ogni anno la situazione degenera sempre più, lasciando in un limbo d'attesa tante famiglie di tanti ragazzi che vedono scemare il diritto allo studio. Con dati alla mano, l'amministratore della provincia di Sassari, Pietrino Fois, ci ha mostrato lo scenario al quale ogni anno si ritrovano ad assistere, chiedendo alla Regione risposte che non arrivano e anticipando così le risorse. Ogni anno anticipiamo noi, ma non siamo in grado di far fronte. Qual è stata in questo senso la risposta da parte della Regione, se c'è stata una risposta? Ma oggi non c'è stata nessuna risposta. Noi stiamo chiedendo un'audizione in Consiglio regionale affinché si rendano conto che il problema dell'assistenza ai disabili deve essere il primo dei problemi, perché dobbiamo assolutamente affiancare tutto il nostro apporto a chi oggi vive momenti di difficoltà. E quindi questa è la nostra missione. I dati sono molto chiari: a fronte di una richiesta di circa 4 milioni, noi oggi possiamo affrontare una spesa del 50%, quindi molte famiglie rischiano di non avere l'assistenza. Nelle scuole non ci sono esattamente, quindi io penso un'area sia all'interno come un'area laboratoriale, sia un'area esterna dove possano sviluppare le proprie capacità insieme ai normodotati, per esempio. Cosa ne pensa? Quale potrebbe essere una proposta, se c'è già? Ma le ultime progettazioni che noi abbiamo messo in campo per le scuole nuove hanno questo tipo di risposta, cioè sono strutture adeguate a dinamiche europee, quindi abbiamo vincoli sia sanitari che tecnici che dobbiamo assolutamente rispettare.